Decine di migliaia di civili uccisi. Ma tu che fatti, capito? Ti vedi più selvaggio, più leonessa. Centinaia di villaggi distrutti. Milioni tra donne e bambini costretti a lasciare per sempre le proprie case. No, non stiamo parlando del trattamento di Israele verso i palestinesi, ma del genocidio curdo che l'esercito turco, che è il secondo più grande della NATO, sta eseguendo in Mesopotamia. I curdi da 9 anni stanno respingendo l'avanzata dell'ISIS e quindi stanno salvando l'Occidente da un'ondata di terrorismo senza precedenti. In cambio subiscono ancora oggi un massacro da parte del regime di Erdogan, che sabota le infrastrutture civili, occupa illegalmente una parte della Siria per facilitare i corridoi dei terroristi dell'ISIS e che negli ultimi mesi sta commettendo omicidi quotidiani approfittando dell'attenzione mediatica su Gaza ed Ucraina. Io sono Paolo Negro, studio politica internazionale all'Accademia della Modernità Democratica e in questo video vi parlerò di questo genocidio e del motivo per cui se noi occidentali continueremo ad ignorarlo e ad accettare le politiche criminali dei nostri governi, saremo i primi a rimetterci la pelle. Settembre 2014, l'ISIS assedia la città di Kobane, a nord della Siria, al confine con la Turchia, all'interno dell'amministrazione autonoma che dal 2011 prende il nome di Rojava. Secondo l'Osservatorio Siriano per i diritti umani, oltre 400.000 persone sono costrette a lasciare le proprie case. La resistenza dei curdi è messa a durissima prova, perché la superiorità militare dell'ISIS apparentemente è schiacciante. Tutto merito del petrolio e della Turchia. Come scriveva Martin Chulov sul Guardian, infatti, il commercio di petrolio tra gli jihadisti e i turchi è stato ritenuto come prova di un'alleanza tra i due. I ricavi giornalieri tra 1 e 4 milioni di dollari affluiti nelle casse dell'ISIS per almeno 6 mesi dalla fine del 2013 hanno contribuito a trasformare una forza ambiziosa con mezzi limitati in una potenza inarrestabile. Ci sono centinaia di unità flash e documenti sequestrati ed i collegamenti tra Turchia e ISIS sono innegabili, avrebbe poi dichiarato un alto funzionario occidentale all'Observer. La maggior parte dei combattenti che si sono uniti a noi all'inizio della guerra, avrebbe poi confessato un comandante dell'ISIS al Washington Post, sono arrivati attraverso la Turchia e così hanno fatto le nostre attrezzature e forniture. Il 19 gennaio del 2014 ad Adana 3 camion vengono fermati per un'ispezione di routine. Quando sono stati fermati, scrive il giornalista turco Burak Bakdil del think tank Middle East Forum, gli agenti dell'intelligence turca hanno cercato di impedire agli ispettori di guardare all'interno delle casse. Fortunatamente il tentativo non va in porto. Le guardie non si lasciano intimidire e quello che si ritrovano di fronte è un vero e proprio arsenale di razzi, armi e munizioni, destinati all'ISIS e ad altri gruppi in Siria. Secondo la ricostruzione di Bekdil, il camion era stato caricato ad Ankara. I conducenti poi lo avrebbero portato fino al confine, dove alla guida sarebbe subentrato direttamente un agente dell'intelligence e, secondo Bekdil, questo è accaduto molte altre volte. Il 21 ottobre Bekdil è deceduto in seguito a un incidente stradale. Negli ultimi articoli aveva aspramente criticato le posizioni di Erdogan nei confronti del genocidio israeliano a Gaza. Nel sanguinario e incandescente scacchiere del Vicino Oriente ognuno sceglie quali vittime omettere dal bilancio. Fatto sta che 2 mesi dopo il sequestro del carico, una registrazione audio ha offerto una lettura realistica della politica siriana del regime turco. I pezzi da 90 di Ankara, infatti, avrebbero affermato apertamente che un attacco alla Siria per la Turchia rappresenterebbe un'opportunità succulenta. Un'operazione sotto falsa bandiera, avrebbe affermato il capo dello spionaggio Hakan Fidan, sarebbe molto facile. D'altronde, avrebbe sottolineato, avevano già inviato con successo 2.000 camion in Siria. I comandanti dell'ISIS ci hanno detto di non temere nulla, perché c'era piena collaborazione con i turchi. A parlare dalle colonne del Newsweek, a questo giro sarebbe niente po' di meno che un tecnico delle comunicazioni dell'ISIS, dopo essere fuggito dallo Stato Islamico. L'ISIS, continua, ha visto l'esercito turco come suo alleato, soprattutto nell'attacco contro i curdi in Siria.
I curdi erano il nemico comune sia per l'ISIS che per la Turchia. Inoltre, solo attraverso la Turchia l'ISIS è in grado di schierare gli jihadisti contro le città curde a nord della Siria. Ma perché il secondo esercito della NATO ha bisogno anche dei terroristi dell'ISIS per sterminare i civili curdi? La risposta sta in quell'incredibile esperimento sociale che caratterizza Rojava da qualche anno e che si chiama confederalismo democratico. Un assetto istituzionale e politico che permette a curdi, arabi, assiri, caldei, turcomanni, armeni e ceceni di vivere per la prima volta in pace nelle regioni di Afrin, Eufrate, Jazira, Raqqa, Tabqa, Manbij e Deir ez-Zor, dopo secoli di conflitti religiosi ed ideologici. Non è un'utopia, non è una formuletta teorica valida solo nelle pagine di qualche accademico, ma è una realtà quotidiana che permette alla popolazione non solo di sopravvivere in condizioni disperate di guerra, ma anche di sviluppare questo modello come paradigma per tutto il vicino Oriente e potenzialmente per il mondo intero. Fedeli nei secoli alla politica dividi et impera, le potenze imperialiste sanno che pace ed autodeterminazione dei popoli nel vicino Oriente sarebbero catastrofiche per i loro interessi economici. Il regime turco, in particolare, è impaurito dal confederalismo democratico, perché sa che l'unico modo per chiudere per sempre la questione nazionale curda in Turchia è quella di compiere prima lo sterminio dei curdi in Siria. Ma anche gli imperialismi occidentali, abituati a decidere arbitrariamente il destino del vicino Oriente, non vedono di buon occhio la rivoluzione del Rojava. Dalla fine della Prima Guerra Mondiale, infatti, le potenze vincitrici hanno continuato a banchettare sui resti extra-anatolici del defunto Impero Ottomano, stipulando accordi diplomatici che hanno causato l'inizio di conflitti che perdurano da oltre 100 anni. E Peace to End All Peace è un saggio di David Fromkin del 1989 che spiega come tutti gli accordi stipulati con l'obiettivo di pacificare il vicino Oriente non fecero altro che inasprire ancora di più le tensioni tra i diversi popoli. Gli alleati disegnarono i confini con la squadra ed il compasso, senza tenere minimamente conto delle decine di etnie che popolavano quelle terre, ma considerando unicamente i rapporti di forza scaturiti dal primo conflitto mondiale. Figure geometriche che potremmo definire ad minchiam, come dimostra lo storico James Barr nel saggio A Line in the Sand del 2011. Tra le due guerre furono soprattutto Francia e Inghilterra a scegliere politiche e governi del vicino Oriente, mentre dal 1945 sono gli Stati Uniti a decidere il destino dell'area, dando un sostegno concreto ai golpe nelle quattro nazioni che attualmente colonizzano le comunità curde. Nel 1953 supportarono lo Shah di Persia in Iran. Tra il 56 ed il 57 fallirono tre colpi di Stato in Siria. Addestrarono i militari turchi per il golpe del 60 e nel 63 rovesciarono il governo populista di Al-Karim Qasim in Iraq. Il capolavoro politico degli Stati Uniti però rimane il finanziamento dei gruppi ribelli in Iraq nel 1991 ed in Siria nel 2011. Che ha causato la nascita di alcune delle fazioni jihadiste più feroci degli ultimi decenni. Nonostante oggi le potenze imperialiste facciano parte della coalizione per combattere l'ISIS, il caos nel vicino Oriente rimane la situazione ideale per perpetuare lo sfruttamento di uomini e risorse e continuare a fomentare l'odio etnico e religioso tra i popoli dell'area porterà sì ancora più morti e rifugiati, ma anche maggiori profitti per l'industria bellica e petrolifera dell'Occidente collettivo, all'impossibilità di ricostruire un'autonomia politica che finalmente contrasti alla radice le ambizioni egemoniche del nord globale, a guida USA nell'area. Le vere forze democratiche che lottano per la resistenza del Rojava, per il confederalismo democratico e per la sua internazionalizzazione sono l'unica soluzione per la pace definitiva nel vicino Oriente e per la distruzione del terrorismo che minaccia continuamente anche i popoli occidentali. Il sostegno all'avanguardia curda e a quelle forze che all'interno delle comunità arabe, assire, caldee, turcomanne, armene e cecene vivono e diffondono il paradigma del confederalismo democratico, dunque, non è solo un dovere di basilare umanità, ma anche un contributo concreto alla sicurezza di tutti quei paesi che dai conflitti in Medio Oriente hanno tutto da perdere, a partire proprio dall'Italia.
Per continuare a raccontare il complicato scacchiere medio orientale senza diventare vittime dei doppi standard delle elite corrotte locali e globali che continuano a soffiare sul fuoco dei conflitti etnici e religiosi per i propri tornaconti, abbiamo bisogno di un media che promuova il punto di vista del 99%. Aiutaci a costruirlo! Aderisci alla campagna di sottoscrizione di Ottolina TV su GoFundMe e su PayPal. E chi non aderisce è Recep Erdoğan. Ottolina TV, comunque vada, sarà successo.